Montepaone 4, Rombiolese 0, questo è il risultato finale, però abbiamo il presidente della Rombiolese Nicola Ferraro che è qui per dire che è stata una partita giocata con onore dalla Rombiolese che non ha demeritato, però il Montepaone è stato più forte. Sì, diciamo di sì, c'è stata una nostra prima occasione da gol che forse se facevamo quel gol la partita andava diversamente, però noi veniamo da una settimana travagliata con il mister Scibetta che oggi purtroppo era assente perché gli è morta la mamma sabato, quindi è stata una settimana un po' così. Però abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo delle assenze molto importanti come Chirello che oggi non c'era e Ibra che da due settimane che è fuori, speriamo che rientri al più presto sia uno che l'altro. Abbiamo fatto la nostra partita, come diceva lei, abbiamo avuto anche le nostre occasioni, il Montepaone ne ha avuto 4, le ha sfruttate tutte e 4, noi ne abbiamo avuto 7, ne abbiamo sfruttate nessuna e questo la dice penso su tutta la partita. E comunque noi facciamo i complimenti sia dal punto di vista del gioco del calcio a giocatori e mister, sia del comportamento ottimo da parte della dirigenza. Questo è il calcio che ci piace. Ma noi siamo così, non andiamo sicuramente sui campi a fare liti. Siamo venuti qua a farci la nostra partita, abbiamo giocato, non abbiamo fatto gol, però penso che i ragazzi hanno risposto bene sul campo, penso che non ci sia stato nemmeno un ammonito, quindi la dice lunga questo qua anche. Ed eccoci ora con mister Pisano, complimenti per la prestazione, lei sa che io sono un po' innamorato calcisticamente di Salvatore Procopio, oggi ha portato a casa il pallone. Siamo in due innamorati calcisticamente di Salvatore Procopio, finalmente dopo un periodo di inattività dovuta a un problema fisico siamo riusciti a farlo iniziare dal primo minuto e voglio dire tutto quello che si è visto oggi credo che concili con il calcio, visto che ho visto più di un gol di pregevole fattura, è un ragazzo che noi, per noi è fondamentale, non da adesso, da anni, quindi è il miglior acquisto che potessimo avere in questo periodo. E questa secondo me era una partita di svolta del campionato, perché sancisce il Montepaone a centro classifica e gli dà delle prospettive per il futuro, e il Montepaone ha risposto presente. Sì, no, il futuro per noi è domenica prossima, quindi sempre solo a breve termine e non abbiamo nessun tipo di progetto mentale che ci possa proiettare chissà dove. Noi dobbiamo fare partita dopo partita il nostro dovere, perché da quando abbiamo iniziato a ragionare in questo modo siamo andati bene, abbiamo superato tanti ostacoli e adesso ci ritroviamo con la possibilità di essere oltre la metà del campionato con un ottimo ruolino di marcia, quindi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati su quella che è la prossima sfida.